Buonasera! Ciao a tutti! Ciao Ludo, quanto tempo! Ciao Nani, sì, tantissimo! Sentivo forte la mancanza! Sempre insieme siamo. Noi due siamo sempre fino insieme. Fino a che morte non ci separi, no, dice il prete. Io sai come voglio morire? Di scatapanza, mentre come un famosissimo film di cui non ricordo più né titolo né regia. Però era famosissimo. Però, la grande abbuffata, una cosa del genere, in cui muoiono tutti di scatapanza. Cioè mentre mangiano. Quella è la morte giusta per noi. Poi fecero una fossa comune e li buttarono tutti dentro. Cioè, qua, a fare un tabuto alla volta costava assai. Ok, ma abbiamo iniziato bene. Parlare della morte è come parlare della vita. La morte dà senso alla vita, perché tanto noi nasciamo e abbiamo già la data di scadenza. Nasciamo, non cresciamo e viviamo e moriamo. Quindi col cavolo! Hai ragione, nonna, ci manchi. Hai ragione, però è così. Noi nasciamo, ma niente dura. Non dura una scatoletta di tonno o un barattolo di maionese in frigo, figuriamoci noi. Abbiamo una scadenza un po' più lunga nel tempo, se siamo fortunati. Quindi tanta gratitudine al cielo per la nostra esistenza. Detto questo, che mi sembrava una cosa importante da dire in apertura di programma, allora, perché tanti non lo sanno che dobbiamo morire, tant'è vero che, come potete vedere, ostentano ricchezza, ostentano modi di fare, ostentano tutto quello che fa. Però, Tangio, ma anche tutti, vi ricordate la livella di Totò? Brava. Beh, andatevela a leggere, così poi siamo alla fine uguali. Ne possiamo pure parlare. Io sto aspettando sti cavoli di video, di alberi di Natale, di fotografie. Vi volete mandare o che devo fare? Devo venire a casa vostra? Non vi conviene che io venga a casa vostra, perché poi mi dovete offrire qualche cosa. Come la nostra amica Lucrezia, che sicuramente ci sta seguendo, quindi la salutiamo anche stasera. Molte persone lo fanno il 7 l'albero, barra 8, come da tradizione. Sai, posso dire che vicino a casa, a meno che non abbiano messo giusto le lucine fuori, le ringhiere, dentro non tengono niente, è pieno di luci, le luci che si mettono sui balconi. Tutti che hanno fretta di consumare velocemente un pasto. In realtà, io per esempio sono una di quelle che l'ha sempre fatto, insomma, l'immacolata l'albero, però questa volta forse è la prima volta da tanti anni che sono sposata, che purtroppo per pricio di mia figlia più che altro l'abbiamo fatto quasi una settimana più. Tenga, così do wek, porca miseria, sarà un capello. Fammi vedere, lo vedo io, l'ho visto. Mi sta dando una disperazione. Aspetta, non muovere le ciglia perché sennò perché poi sono praticamente cercato come una talpa, ma ci tengo pure la lente sporca con un puntino, mi danno fastidio. Chiamiamo Grissom, metti in una bazzetta che ci può servire. Ma calma, Grissom, ma hanno detto che è morto Grissom. No, vabbè, scusa. Non lo so, poi. Nani, io volevo permettimi di salutare quelle persone che ieri durante la diretta ci salutavano e ci dicevano mi saluti, io me ne sono andata a vedere dopo, ma noi ragazzi cari, e vi ringraziamo che ci seguite la diretta, probabilmente avete dei problemi, ma noi non andiamo a vedere, cioè non possiamo durante la diretta praticamente stare con i telespettatori, rispondere, che stanno cioè, con noi, saremmo praticamente voi, saremmo delle super girl, super no, non riusciremo perché già così andiamo a due, ma figuriamoci. È vero, già, allora io voglio salutare Girolamo Regina, che ciao, ci salutava Girolamo. Ieri ciao, uno psicopatico che non c'entra niente con la diretta, che sta mangiando dall'altra parte. Sta mangiando Massimo Quercia. Sei un disgraziato, sta mangiando l'uomo muscolo e proteine, sta mangiando invece carboidrati. Sì, ma quello non è come quell'altro invivoso che conosciamo noi che mangia foca. Quello, vedi, si mantiene, mangia la fettina di pane integrale. Mangia pure il gambo del tavolo. E non faccio nomi. Giuseppe Mondelli. Lui mangia da solo in silenzio e contento così. Salutiamo Gianni Foggetti. Ciao, e Irene Gianni Rosaria Caccavo. Ciao, che ragazzi. Lo stesso ci salutava. Quindi ciao. Ci saluti. Tantissimo forte. Ma salutiamo una coppia di amici che a noi stanno tantissimo a cuore, che sono di rientro da Roma, stanno tornando in Puglia. Tu per tu, noi con te, Giovanna, proprio siamo proprio con tutto il nostro cuore, il nostro sostegno. Salutiamo Giovanna e Tonio spezzato. Diciamo, quando ci dobbiamo vedere, Tonio? Ragazzi, prima di farti vedere da uno bravo, vediamoci noi, dai, che cavolo. Ci mancate, visto che siamo in vena di saluti, perché siamo tanto buone, salutiamo alla regia audio Tiziano Gonella.
Oh, che da trombetta, aprisi la porta. Vabbè, Natale, Capodanno. In regia video, l'abbiamo già nominati fra Giuseppe Mondelli e Massimo, ma salutiamo Michele Acquaviva, che tanto così sono, non, oggi sono tre. Abbiamo già Luigi. Che è sempre molto, molto discreto il signore, sì, pure lui. Sì, lui insordiva in silenzio, ma così vaga, come il fantasma nel castello. Ma c'è. Pronto! Non avevo dubbi, Elisa. Io ormai non ho più... Bellissima e meravigliosa. Ciao, lo Elisa. So. Hai visto che Tiziano mo ti mette i suoni di Star Trek? Che bello. È un complimento. Sì. Grazie. Infatti. Senti, hai mangiato già? Meraviglioso. Ormai è entrata pure Elena, come nel diva. Nel tuo cuore. Senti, ma hai già mangiato? Non ancora. E che mangerai? Non lo so. Il mio marito è impegnato, già che a te abbiamo capito che ti piace un po' grasso, addosso, che moglie. Abbiamo capito che tu vieni insomma, tu sei una buongustaia. Elisa, io so capito, ma vedi Federico di Luigia, non si to. No, ma Federico deve stare pure a Temptation Island. Ma no, torna sempre a casa. Io ho detto vai a giocare, non vuole andare, volete fare vuole stare con me, visto che siamo con me. Ciao Federico, sempre grazie Elisa, grazie. Carina, va bene Elisa, buona serata, buona cena, va bene. Buona cena pure a voi, con tutto il cuore. Grazie Elisa, ciao, buona serata. Vedi che è arrivato il fascio di luce, ti sta portando. Okay. Mister Spock, per favore. Keanu Reeves non sa che esisto, ed è frustrante. E lei lo segue, non quello, tanto, perché qua quello non ha niente. È un grande figlio di, perché lo vede che la segue, gli metti mi piace, però non lo devi fare, Keanu! Ma mi si scuccia, io sono bravo, buona in cara, però c'è giro il tavolo, e io lo so, e lui che fai, che metti le fotografie, e quella cretina viene e ci casca, e tu fai vedere, aspetta, due volte, poi basta, ma non che è... cosa devo aspettare, lasciami parlare, non ce l'hai social con l'imbecille, cioè con tutto il cuore, e l'imbecille, se non c'hai i social, come fa a mettere i suoi fan, diteglielo che qui c'è una povera dolce d'anni. Sapete che c'è fan? Che è innamorata per tutta la mente. Beh, non proprio. Se la pigliare, dai. Non esageriamo, dai, lo gradisco. Dai, ti do un panetto, io compro un panetto dal bar. Quello dai, proteico, vedi, però. Quello proteico, perché fu di tutto John Wick. E tutti John Wick mazzato. Secondo me, tutto fu menù da roba. Io voglio vederla ammazzata, far mazzata qua. Secondo me, no. È più o meno così. Keanu, tu non mi vuoi, Spock portami via, intanto visto ho visto una cosa fuori vicino qua dove fanno le bombette la sera, va bene quello? Ma per lui magari, non per me. Oggi è martedì, abbiamo una rubrica, quella del, non so come l'abbiamo chiamata, non me lo ricordo mai, va bene, niente, quella del mercato, ma ragazzi, vendita costumi da bagno, vengono costumi da bagno con la prima, no, reggiseni. C'è mercato a Pizzighettone, ci sono più di 3.000 persone convenute. Quali sono le frutte e le verdure che non devono mai mancare in questo periodo? Se devo mettere sulle tavole, può mettere, non so come si dice in barese, la carota, il finocchio, quelle verdure che possiamo mettere. Il clementino e le arance, perché è il frutto di invernale che va di più. Di solito quello si mangia, clementino e arance. E anche poi un po' di verdura, rape, cavoli, sono gli ideali. E invece prima mi diceva che un po' i prezzi stanno aumentando. Ha guardato certi prezzi. Non si può vivere più. 4,50 euro.
Non ho guardato il pesce, ma là non ti puoi proprio avvicinare. Ma i peperoni col pomodoro, veloce, veloce, con peperoni verdi col pomodoro. E dopo li metti nel pomodoro, l'olio e l'aglio, i pomodorini e poi li metti i peperoni. Buonissimo. Tanto cose che stanno. Fagiolini con le patate lesse, bolliti tutti e due, sono buoni. Con l'olio crudo, leggeri e buoni. Sono tante cose. Se mo li vogliamo elencare, io alla cucina non vado mai a leggere, non vado mai a sentire. Come mi viene in mente cucina e rimangono tutto a bocca aperta. Ah, le mie nuore, i miei figli e tutti quanti. Non capisci. Qualche consiglio da dare per risparmiare, qualche trucchetto? No, trucchetti non ce ne stanno, la realtà è questa. Ci stavano. Non siamo gente di trucchi. Poi sul tetto di Parese, sulla verdura ci deve sempre mancare, perché a noi, a quel che ci piace a noi, sono le rape, il cibo di cocco. Chi non ce ne manca di me, perché quella è la roba buona che si mangia sul tavolo. Quando tu c'è andata per la stafata, tu c'è andata con le orecchiette, il capo in bianco, col sumo, tu c'è da mangiare, alla grande. Comunque, se dice ad Annabella che posso anche invitarla io per una cena. Saranno contentissime. Grazie, non so se vi conviene. Io lo dico sempre ad me, non devi perdere speranza. Chianu, hai visto? Poi, tu, Chianu. Lei voleva fare la MILF, in questo caso invece fa la toy girl. Brava. Fa la toy girl. Ma abbiamo un'immagine, sì, su WhatsApp. Un albero da parte di Bionico. Giuseppe, ma è bellissimo il tuo albero. Giuseppe, Gracie e Nicolò, naturalmente. È bello il vostro albero. Finalmente, sono molto contenta. È bellissimo. Finalmente mi avete accontentato, Luigia. Ma grazie, è altissimo sto albero. Bello, bellissimo. Vedi, raga, vedi l'atmosfera natalizia nelle case? Ma fate l'albero, ci sta a fare la forma della strada. Dai, su, che bellissimo. Chiano, amore, il Natale è la festa più bella dell'anno. No, non è vero, a me non piace. E poi se non piace a te, però il Natale è la festa più bella dell'anno. È una festa capitalista dove cioè è fatta apposta per far spendere un sacco di soldi alle persone. Tu ce lo vuoi spendere, se no non li spendi. Non mi piace il Natale, però faccio i regali e spendo un botto e mezzo di soldi. Ecco perché sono arrabbiata. Perché comunque Coca-Cola e Conte. E Conte. Coca-Cola e Conte. Tiziano, Coca-Cola e Conte. Il famoso spot. Bello. Mo, Tiziano, vorrei cantare. Non voglio più Chiano Rims, voglio te. Vabbè, ma ma salutiamo con questa atmosfera triste i nostri sponsor. Beh, ce l'abbiamo, salutiamoli, dai. Cominciamo con Sigma. Continuiamo. Ciao, Sigma. Ciao, sì, ci siamo visti oggi pomeriggio, poi vedrete anche voi perché. E continuiamo con Molitecnica Sud. Salutiamo tutta la razza pellicola, Molitecnica, tutta la razza su. E poi Go Up, che sono i cestelli, piattaforme qua, non sono le tette sue, ma sono queste qua, quindi non li mettete in briciole perché si stanno imbrufolettando di nuovo. Che triste, la gloria di quella terza strabordante. Ma c'è terza, ormai quasi la retromarcia, lasciamo stare. Ha messo la retro, siamo di nuovo quasi in prima. Vabbè, non importa. Va bene, senti, ma oggi, anche se siamo, insomma, niente. Oggi niente. È giusto. Chianu! Da Blaman! Sai, Annabella e Luigia cosa fanno? Manda la pubblicità! Eccoci catapultate dal paese, dal pianeta. Vulcano. Dove sta Mr. Spock? Ma io ho visto, perché sbirciavo chi guardava la diretta, e voglio salutare un amico, un nostro grande amico. È vero, sordo ex sponsor, ma chissà che domani non possa tornare. Ma comunque amico, un giorno di questi andremo a mangiare la pizza da lui. Pensate, ci sta seguendo da Glasgow, Glasgow? Ci sta seguendo da giovinazzo, perché sto parlando di Giuseppe Patrì. Ma da Giuseppe non felice. No, ciao Giuseppe. Tutto a me. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao Dora. Ciao Tony.
Sonia, vi ciao vogliamo tutti, bene. Vi vogliamo bene e forse fra un mesetto veniamo a sfondarci da voi, forse. Non vi preoccupate, vediamo. Voi la secondate, perché io ormai la secondo. Fra un mesetto, voi pensate che traffico, ma fa la vigilia, una tale sono è vero, fra tre mesi veniamo da te, oh, da voi. Sì, sì, sì. Oh, bene. Allora, 080 501 9998, per chi volesse mandarci un WhatsApp, come ha fatto il nostro amico con la foto dell'albero di Natale, o un audio, oppure se mi volete dare il contatto di Keanu Reeves vi sarei molto grati, oppure lui se ci vogliono telefonare, oppure voglio lanciare un'altra sfida 080 501 4668, mandateci le ricette, le vostre ricette dei dolcetti di Natale. Io c'ho, è rimasta. Allora oscurate, perché il pandoro con la feta, dopo il calzone con la feta, il pandoro con la feta, sì. Allora se fate le cartone, è molto triste, hai ragione, no, hai ragione, io, scusa, puoi fare dei muffin salati, ma poi c'è adesso mandare il Cristian per forza in campagna a vomitare se stanno per strada, oppure nella loro toilette. Possiamo prendere dei muffin, fare dei muffin con la festa di tacchino. Se fate le paste di mandorle, se fate le castagnelle, se fate le cartellate, o se fate tutto quel che fate a casa vostra, anche quel che io non conosco, mandateci la ricetta, così poi la facciamo sperimentare alla dolce Nani. Mettete la festa di tacchino, perché così è dietetico, capito? A Natale non ci sta la dieta, oh, ma boh, il panettone gastronomico, quello salato, perché non metti la fesa invece di mettere... E che c'è? Quello puoi farlo... quello è salato, il panettone gastronomico. Io voglio inventarmi il pandoro gastronomico. E mangiati il pandoro gastronomico, chi te lo vieta, santa pazienza, ma non mi venire ci a, mettiamo un a filo di maionese. Cristiani, mettiamo qua un filo di maionese, un burro di arachidi e la fesa di tacchino. Ah, e dopo di che? Tutta l'ospedale tutti a fare una bella lavanda gastrica. E di magra, non abbiamo preso chili. Non vedi che è tutto fatto in quel modo. Vabbè, comunque sì, c'è un bacione. Oggi è il 5 dicembre, cosa dice il calendario? Cosa dice? E cosa dice? Andiamo, che cosa leggiamo? Così, di tanto in tanto devi lasciare svagare la mente. Ah no, io... Perché torni a te più pronta quando occorre pensare. Ma di tu, io sono sempre pronta, cioè voglio dire. Noi ma perché io di apro la bocca senza pensare, ci me frega a me. Noi svaghiamo di continuo, cioè non c'ho che bisogno, il riassunto di questa frase. Ogni tanto prenditi una pausa. Ma noi ce la prendiamo, noi ce la prendiamo durante la giornata, ce la prendiamo pure dalla dieta. Venire qua, abbiamo bevuto lo spritz, che ce ne frega. Ecco perché ci vedete un po' lei, così. Lei più una vodka tonic. La vodka tonic, il allora, spritz, più... Keanu, portami a ma bere la vodka tonic. Sviene il calendario, quando dico Keanu, sviene pure lui, perché Keanu fa... Keanu, per favore, ti do un panettone gastronomico, però farcito. Con la fesa. Ti do un purrucchi di cartellata, dai, ti prego, Keanu, vieni. Vabbè, non c'è risposta. Allora mandiamo un'altra rubrica, la mandiamo. Dai, la teniamo, a proposito mandiamo dei nostri amici di Yalamur, la pasta Upen. La pasta di nonno Peppe. 1, 2, 3, vai. Allora oggi prepariamo lo spaghetto, che l'unico alimento, l'unico formato che va alla grande con tutti i tipi di sapori che si possono condire. Sempre trafilate a bronzo, ruvidi, possiamo fare i nidi ottimi con qualsiasi tipo di condimento.
Dobbiamo tutti i telespettatori di Telebari e in particolare le presentatrici di Prendiamocela Comica, la signora Luigia e Annabella. Buona serata a tutti. Ciao nonno, grazie. Ciao, nonno, ha fatto la signora, perché in due facciamo uno, siamo sempre insieme. Pronto? Pronto? Sì. Chi sei? Pronto? Fedele di nome. Fedele di nome, di fatto, sì. Non da, non da. Che stai a fare? Che stai a fare? Aspetta, parliamo anche di quando cenare. E che cenate? Tu vuoi la ricetta? Ma ti invito, che è buono. Che cosa? Sto dicendo, sì, io vi invito tutte e due, venite a mangiare. E dove dobbiamo venire? Se non Fedele, dove? Dove dobbiamo venire? Porto il mio autista. No, addirittura l'autista. Tolle ma di dosi, sei tranquillo che noi abbiamo pure la macchina nostra, possiamo venire con la macchina. Voglio capire dove dobbiamo venire. Dove? A casa massima. Arriviamo pure noi, ci abbiamo dietro. Noi ci abbiamo un nostro pedalò qua fuori. Perché se dobbiamo venire ci devi far mangiare a stramusica, diciamo così, no? Scusa. Per cui... Dove avete le macchine due, mando il mio autista che venga a prendere. Ah, facciamo una cosa, noi veniamo con un pedalò e lo lasciamo a Bari Alto, da là noi veniamo a piedi, cioè ci viene a prendere. Quando finiamo di bere e mangiare a stramusica come se non ci fosse un domani a casa tu, ci mettiamo, ci armiamo di pazienza con ovviamente tutti i presenti che ci lasci da mangiare, tutto quanto, noi con i pacchi, e andiamo a Bari Alto a riprendere il pedalò. Così non ingrassiamo troppo, ci stiamo, vai. No, vabbè, ma state a dire tutte e due, però. Sì, non ci vedi denutrite? Non vedi che parliamo sempre di cibo? Vabbè, che ma ci manca. Qual è la ricetta che volevi darci? La ricetta, patatrice e cozze. Io poi dico, raga, allora qua non abbiamo capito niente. Io parlo delle ricette di Natale, patatrice e cozze. C'è patatrice e cozze? Evidentemente lo fa Natale, patatrice e cozze. E vabbè, sai niente, vabbè, perché a casa massima si fa Natale, patatrice e cozze. Le cozze arrivano a casa massima a Natale. Oh. Cioè no, ma voi non mi state attenti, raga. Cioè io ho parlato dei dolcetti di Natale, tu dimmi patatrice e cozze. Vabbè, boh, come la vuoi dire a lei, io lo so fare. Che benissimo. Brava. Vabbè, di la ricetta e non me la farà arrabbiare, che poi di la ricetta. Madonna, e allora uno che parla a fare, Nani, vale la pena, e sto qua, mi metto in silenzio nell'angoletto e faccio tu, santa pazienza. Dai la ricetta delle cartellate, sentiamo. Ci sapco, ma hai capito che io ho detto una cosa e non ne ha capito un'altra, ma addirittura la ricetta, ma te Fedele, ma fai la sorpresa a tua moglie, scaldo tu un pic di pasta stasera, ma ridiamo, vabbè, perché prendiamoci la comica, va? È chiaro. Niente, Fedele, hai marcato male. Fedele, richiama domani e ti devi munire di una ricetta di Natale, per Natale. Se non i dolcetti, però deve essere natalizia. Patate di secozzo non è natalizia. Però se ci aggiungi, che ne so. Ma un che sta digiuno, mangio qualsiasi cosa. È bravo. Che ne sei digiuni, Madonna sa. Ma io non lo so. Ma tu stiamo arrivando a chi sei tu, chi sono io, Natale. Natale, Fedele, vedi che con me non arrivi, eh? Vabbè, comunque vai a vedere, vedi, troverai una ricetta a casa tua. Io sto a Bari Vecchio. Sto ovunque, io ho il dono dell'ubiquità, quindi sto ovunque, va bene? Dell'obliquità, che sta un po' dell'ubiquità, così. Dell'ubiquità. Allora, ti munisci di una ricetta e ci richiami domani? Va benissimo. Bravo, ciao, domani ti interrogo. Buona serata, buona cena. Ciao Fedele, ciao. Basta, oggi lo dobbiamo fare. Oggi a 10 giorni. Non lo facciamo da un sacco. A niente. Grande richiesta. Che tempo ha fatto oggi? Ma per piacere che abbiamo deciso. Evviva! Allora, Madonna. Abbiamo solo 2 minuti, quindi veloce, sei in campana. Vai. Al mattino cielo nuvoloso su tutte le regioni.
possibilità di deboli piogge sparse in campagna sul settore tirrenico della Basilicata e dell'Alta Calabria. Temperature minime in leggero aumento. Infatti oggi ha fatto un po' caldino. Madonna! Aspi! Vabbè, meglio che ti sbracci, diciamo. Bel, che poi se ti muovi ti viene fame. Sì. Nel pomeriggio cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con rovesci diffusi in campagna e nel Salento. Deboli piogge isolate in Calabria e sulla Puglia settentrionale. E i venti, ancora Marvaspi. La sera rovesce possibili temporali sulla Calabria tirrenica. I temporali, sta già fenomeni qua. In attenuazione in campagna. Temperature massime in rialzo sulla Puglia, wow. senza grossi, senza nani, variazioni altrove. Venti, quelli che ti piacciono tanto. Ce l'hanno aggiustato, bugia. Venti. Sui mari moderati di provenienza meridionale, per lo più deboli altrove. Marimò. Ce l'abbiamo fatta! Avete capito qualche cosa? Capito non, però. Ma voi lo sapete già com'è andata la giornata oggi, quindi che ve lo dico a fare. Mi sono fatta male da Capurso. Vediamo. Ma ci piace anche tanto quest'albero. Ma è bellissimo questo alberello. Anche vicino un caminetto tutto bianco. Ma funziona quel camino? È solo per vedere. Ma fatti, lo faccio tu, salta pazienza. È bello il camino. È bellissimo il camino. Vabbè, allora facciamo una cosa. Se il camino è vero, domani mandatecelo acceso per piacere. Ecco, vabbè, niente. Dobbiamo lasciare lo spazio alle notizie del TG. Sì. E vogliamo ricordare che domani mattina alle 5 c'è in diretta la messa di San Nicola. Quindi mettete la sveglia, svegliatevi. Io starò a dormire, ma non importa. E io invece sarò lì, lei ci a sarà. Sacrificarmi per voi. E anche per me, è vero, farà la preghiera. Va bene. Oh, e grazie di tutto. Grazie a tutti per averci seguito. Per essere buona serata, buona cena, sì. Buonanotte. Mr. Spock, chiamami, portami Keanu. Ciao. Non mi dammi la preghiera.